Buongiorno a tutti, sono la vittima di tortura elettromagnetica residente in Svizzera. Il mio nome è Vasiliki, abbreviato Vicky. Nella mia scorsa testimonianza su Radio Sper, sotto Angeli Custodi, SOS dalla Svizzera Cavia Umana Parla, ho descritto la mia esperienza iniziata nel 2007 e divenuta negli anni progressivamente sempre più brutale, coinvolgendo anche i miei piccoli bambini che ho dovuto allontanare per ragioni di sicurezza. Infatti ho riferito di come quando ancora i miei bambini vivevano con me, tra il 2007 e il 2014, mi veniva permesso di dormire solo 3 o 4 ore a notte, mentre il resto della notte subivo torture in tutto il corpo, quali spasmi dolorosi, sensazioni di gelo dolorosissimo, punzioni e altro. Oltre a questo, sussisteva il sabotaggio elettronico degli apparecchi domestici, per cui i miei bambini d'inverno, anche con la bronchite, dovevano stare al freddo. A tutto ciò si aggiungeva il sabotaggio elettronico dell'auto. Venivano fatte aprire le porte elettriche a fianco dei miei bambini, di allora 5 anni, 4 anni e 6 mesi. I miei bambini dovevano inoltre vedere come io, la loro madre, venivo sottoposta davanti ai loro occhi a procedure traumatizzanti, quali elettroshock violenti alla testa, spinte a cadere, sensazioni di bruciore e ustioni dolorose incessanti sul viso. Per mio volere, dunque, ed anche per il fatto che l'esistenza dei miei bambini veniva messa in pericolo, ho dovuto allontanare i miei figli, troppo piccoli ed indifesi di fronte a una situazione tanto brutale. Malgrado io lotti instancabilmente contro questo crimine, la mia situazione diventa sempre più violenta e precaria per la mia esistenza. Le torture attuate nei miei confronti diventano sempre più intense, dolorose e brutali negli anni. A partire dalla primavera del 2014, la mia testa e il mio viso sono diventati il bersaglio di una tortura incessante e maniacale. Mi vengono imposte sensazioni simili a elettroshock violenti alla testa, simili a sensazioni di vibrazioni dolorosissime che danno luogo a stordimenti e giramenti di testa, talvolta anche quando guido. Oltre a ciò, mi vengono imposte sensazioni di pressione dolorosissime su alcune parti del viso. Inizialmente mi vennero fatte risentire pressioni atroci sulle tempie, tanto violente da temere di subire delle lesioni irrimediabili all'interno della testa. A queste sensazioni venivano alternate poi sensazioni come se la pelle e i tessuti delle tempie venissero tirate in maniera dolorosissima verso l'esterno, come delle membrane o delle corde di una chitarra. Alcune volte questa sensazione mi veniva imposta proprio prima di addormentarmi. Pensate quale violenza deve gestire una persona che vive questa situazione come noi. La seguente tortura che sto per descrivervi mi è stata imposta nella maniera più brutale durante diverse fasi, soprattutto la primavera scorsa, dall'aprile fino a giugno del 2015, per 18 ore al giorno. Mi veniva imposta una sensazione dolorosissima, come se qualcuno premesse sulla pelle del mio viso un mozzicone di sigaretta. E questo ripetutamente e incessantemente per 18 ore al giorno, ed il procedimento veniva iniziato già mentre facevo colazione, continuava durante la giornata, la cena, la notte, fino al mattino alle 7, momento in cui crollavo e mi addormentavo, spossata dalla rabbia e dal dolore. A queste e molte altre torture perpetrate sul mio viso si alternano nel tempo a altre fasi in cui i miei occhi vengono bersagliati con onde elettromagnetiche lesive che portano a bruciori intensi e lacrimazioni. Ho dovuto recarmi più volte dallo specialista per mostrare lo stato in cui vengono ridotti i miei occhi. Alcune settimane fa mi hanno addirittura portato ad una rottura dei capillari con sanguinamento all'interno degli occhi, al punto che devo contattare le mie amiche o parenti piangendo per il dolore insopportabile. E ve lo dico senza provocazione, fosse sottoposto solo qualche secondo ad una sensazione simile, come se un acido corrosivo venisse applicato sulla retina degli occhi, allora capirebbe che questi non sono solo esperimenti per il collaudo di tecnologie. Queste sono torture di 18 ore al giorno, questi sono reali tentativi di provocare danni seri e irreversibili alle vittime, come d'altronde lo testimonia il numero delle persone già decedute. A questi attacchi ne vengono alternati ancora altri, come ad esempio la tortura alle mie palpebre e alla zona sotto le sopracciglia. È come se qualcuno premesse dolorosamente con un pezzo di metallo sulla parte in cui deve essere indotto il dolore. La perversione maniacale di queste torture lascia imbarazzati e sconcertati.
Lo scorso mese di luglio del 2015, proprio il giorno del mio compleanno, mentre mi stavo preparando e guardandomi allo specchio, questo torturatore deviato ha iniziato a torturarmi la parte proprio sopra la bocca, al di sopra delle labbra, e continua da allora, ogni giorno, alcune volte anche 18 ore al giorno, sottoponendomi questa parte a radiazioni lesive simili ad ustioni, causandomi danni dermatologici. Ogni volta che mi guardo allo specchio, come credo facciano tutte le persone quando si devono preparare, questo operatore psicopatico inizia la tortura in quel momento. In un importante documento sul controllo mentale vengono elencati i sintomi indotti alle vittime e le tecnologie del controllo mentale. Viene citata la possibilità che ha l'operatore di vedere attraverso gli occhi della vittima. Quindi l'operatore utilizza gli occhi della vittima come delle videocamere per vedere il mondo come lo vede la vittima. Anzi, vi dirò di più, come questi torturatori pretendono di studiare il nostro carattere e le nostre reazioni, anche noi col tempo impariamo a conoscere queste persone. Come si riaccende il sadismo e l'intenzione di annientarmi da parte di questo torturatore deviato, ormai è chiaro per me che vuole crearmi a tutti i costi delle lesioni e dei danni gravi, e lo sta infatti facendo. Questo è Joe lo squartatore che è arrivato in alto, addirittura all'interno dei servizi segreti. Ma sicuramente da quando è iniziata questa tortura, questo operatore ha peggiorato di molto il mio aspetto fisico e questo è il suo obiettivo. Mi permetto di dire che confrontando il mio vissuto a quello di altre persone e constatando anche il dosaggio delle torture e dell'intensità della violenza con cui vengono attuate nei miei confronti, credo che altre persone si sarebbero suicidate. Tutta questa mia volontà di carattere oggi, invece che emergere nel mio ruolo di madre o nell'ambito di un impiego lavorativo, viene consumata nascostamente da questo crimine indicibile, da questo abuso. Vorrei riportare le parole di una persona residente in Germania che durante un'intervista svoltasi in Svezia sul tema del controllo mentale, alla domanda del giornalista sul perché questi operatori attuino delle procedure tanto brutali e violente, ebbene il signor Joe Conrad aveva risposto in questo modo: ci sono delle persone che sono come delle manifestazioni di Satana in questo mondo e sono soddisfatte se vanno a casa la sera dopo il lavoro, sentendo di aver succhiato tutta l'energia positiva di altri esseri umani innocenti. Vorrei aggiungere che credo di poter affermare con sicurezza oggi che il procedimento di tortura elettronica nei miei confronti è andato nel tempo intensificandosi in maniera parossistica anche per l'intromissione deviata di un gruppo di poliziotti corrotti della regione in cui abito. Vorrei spiegarvi meglio questo aspetto. Innanzitutto, a titolo informativo, bisognerebbe sapere che alcuni gruppi di polizia dispongono di dispositivi per sorvegliare e udire in casi di necessità all'interno di spazi costruiti o mura domestiche. Non sono forse in grado di interagire con una persona come lo fanno i servizi segreti, ma di udire e di vedere, questo sì. Un gruppo di poliziotti, dunque, che da tempo mi pedinano e mi sorvegliano abusivamente, sentono probabilmente i miei pianti in seguito alle torture nella mia abitazione o le discussioni con i miei familiari relativi a queste torture. E costoro, invece di compiere il loro dovere, hanno deciso di aggiungere anche la loro parte a questo procedimento di tortura per rendere la mia situazione e quella della mia famiglia ancora più invivibile, attuando uno stalking dei più riprovevoli. Dovunque io andavo con i miei bambini, o dove vado ancora oggi, spuntavano incessantemente degli agenti, nello spazio di un'ora anche una decina di volte consecutive, all'interno di supermercati, di farmacie, all'entrata dello studio medico, puntualmente di fronte ai cimiteri, in occasione di perquisizioni abusive presso stazioni di benzina, di sorpassi pericolosi con cui sfioravano la mia auto sul lato destro, di frenate violente mentre circolavo dietro a loro all'interno di una galleria autostradale, o ancora mentre durante la notte erano appostati presso il campo sportivo di fronte a casa e quella della mia famiglia e puntavano i fari alti in direzione del nostro domicilio. Questo accanimento si intensificava nei momenti più inopportuni,
come ad esempio quando io ero al nono mese di gravidanza dei miei 3 figli, o allorquando attraversai un periodo molto difficile per problemi di salute causati dall'accumulo delle radiazioni. Dovetti consultare molti medici invano. Fastidioso era il pedinamento quando, ad esempio, un'auto di pattuglia accostava al cortile di casa nostra per inseguire la mia auto quando dovevo accompagnare i bambini all'asilo a 300 metri di distanza, proprio a partire dal giorno in cui i miei bambini dovevano iniziare a frequentare l'asilo. Durante l'ultimo anno, poi, si è verificato un cambiamento molto sottile. Un paio di loro, che mi inseguono ormai da anni, mostra esplicitamente di ascoltare quello che accade all'interno della mia abitazione, i miei pianti, le mie telefonate di sfogo, le mie imprecazioni ai torturatori e le esortazioni affinché smettano di torturarmi. Capita che giunge una mezz'ora di pausa dalla tortura e io allora non posso neanche quasi credere che sia vero che per un quarto d'ora o mezz'ora vengo lasciata in pace e mi comincio ad occupare delle questioni che devo sbrigare. Si sentono giungere le sirene a tutto volume e dopo qualche secondo la tortura ricomincia. Questi poliziotti hanno trovato un nuovo gioco da fare con i servizi segreti. Loro danno come un segnale e ricomincia la tortura ancora più brutale di prima. Questi poliziotti che si divertono in questo modo non si fanno nessuno scrupolo che io possa morire a causa dello stress che mi viene provocato, perché molte persone sono già morte. Anzi, forse siccome non dispongono ancora delle torture dei servizi segreti, si accontentano e si crogiolano nel ruolo degli istigatori. Oggi in molti paesi i poliziotti fanno paura, negli Stati Uniti sappiamo che uccidono anche le persone. Vorrei aggiungere un'altra importante osservazione conclusiva. In quanto posso affermare con sicurezza che io sono vittima di un gruppo molto avanzato della CIA. L'anno scorso addirittura una sera ho telefonato in sede della CIA, mi sono permessa di farlo, spiegando la mia situazione. Ho richiesto di parlare con una persona del responsabile a capo del controllo mentale e gli ho detto che appunto sapevo che mi stavano facendo questo e ho riportato tutto quello che è successo alla mia famiglia. Questa persona non ha negato niente, mi ha detto solo che quello che dicevo non era per nulla interessante e non c'era niente di nuovo. Dopo mezz'ora mi hanno introdotto un virus nel computer e me l'hanno completamente distrutto. Vorrei dunque aggiungere che questo gruppo molto avanzato della CIA da alcuni mesi mi tortura addirittura coadiuvandosi di programmi di intelligenza artificiale. Vorrei spiegarvi come ho capito questo. Se fino a alcuni mesi fa, quando pensavo o formulavo un pensiero positivo, la tortura corrispondente seguiva dopo alcuni secondi, oggi, nel momento stesso in cui io formulo un pensiero nella mia mente, vengo sottoposta contemporaneamente, senza che passi neanche un millesimo di secondo, alla tortura corrispondente a quel determinato pensiero. Se per esempio penso ai miei figli, nel medesimo secondo in cui li penso, io subisco la determinata tortura che corrisponde ai miei figli in modo associativo. Sì, perché infatti questo torturatore ha escogitato torture per tutte le persone che conosco, quindi qualsiasi persona mi viene in mente, viene associata a una tortura corrispondente, soprattutto per le mie conoscenti femminili e donne. Mi viene attuata una tortura che caratterizza la persona che io conosco. Pensate quale perversione. Oppure nel momento in cui penso, ecco, adesso forse per qualche secondo non mi tortura, nel medesimo momento in cui penso questo, rinizia la tortura. Tutto questo fa paura perché l'intelligenza artificiale è ancora più pericolosa dell'essere umano. Forse avrò occasione di spiegare in un prossimo video per quale ragione. Perché con questi sistemi non è più in alcun modo possibile avere una pausa da questa tortura, perché l'intelligenza artificiale elabora i pensieri a tempo reale. La ragione per cui penso, e ognuno concluderebbe in questo senso, si tratti di intelligenza artificiale è la seguente. Il torturatore non può nello spazio di un millisecondo consultare il suo programma di tortura e selezionare tra le centinaia e le migliaia di possibilità che ha la tortura che mi deve imporre. Quindi la tortura impostami viene determinata nella sua mente stessa e il programma di intelligenza artificiale provvede a trasmettere il segnale ed a imporla sulla mia persona. Vi ringrazio per aver ascoltato le mie riflessioni.
Continuate a lottare contro questo crimine, atti a dimostrare l'esistenza di questo terribile settore tecnologico. Vi ringrazio e saluti.